Il cugino di mio padre aveva la passione della pittura. Era uno di quelli che una volta andavano sui campi di battaglia ed era come i fotografi di guerra di oggi. Nel 1866 ci fu la famosa battaglia di Bezzecca e Felice Zennaro, questo pittore, eseguì un grande quadro di circa 3 metri per 2 che oggi si trova al Museo del Risorgimento di Milano, rappresentando la battaglia. Il quadro che vedete dietro di me è una riproduzione fotografica. Qui potete vedere il fratello del pittore che è stato sepolto, che Felice Zennaro ha voluto rappresentare. E qui c'è il generale Giuseppe Garibaldi che passa in rassegna il campo di battaglia, dove non sto a raccontare che cosa è avvenuto. Che cosa successe? Che per onore del fratello e per riverenza nei confronti del generale Garibaldi, il pittore Felice Zennaro regalò questo quadro a Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, molto contento di aver ricevuto in dono questo quadro, fece fare una riproduzione fotografica di circa 30 cm per 40 e sotto questa fotografia mise di suo pugno una scritta con A. Gennaro Felice, con gratitudine, la firma Giuseppe Garibaldi. Che cosa avvenne? Che Garibaldi, da buon meridionalista, scrisse Gennaro con la G, mentre Zennaro Felice era Zennaro con la Z, e quindi il pittore graffiò la G e la fece diventare una goffa Z. Felice Zennaro ebbe purtroppo la condanna di avere il suo cognome storpiato. Nel 1961, quando ci fu il centenario dell'Unità d'Italia, la Zecca di Stato produsse un francobollo commemorativo che rappresentava la parte centrale del quadro, e guardando con il lentino mi accorsi che invece di esserci scritto F. Zennaro c'era scritto F. Zennaro. Andai al Museo del Risorgimento e con mia grande sorpresa scoprii che il quadro di Felice Zennaro era attribuito a un certo Franco Zonaro. Io interessai sia la Zecca dello Stato che il Museo del Risorgimento di Milano, ma non ebbi risposta. Dopo qualche anno la rivista Il Carabiniere pubblicò la storia dell'Unità d'Italia e in quell'occasione riprodusse anche sulla rivista lo stesso quadro, riportando ovviamente lo stesso errore, quindi Felice Zennaro fu trasformato in Zonaro. Io scrissi alla rivista Il Carabiniere segnalando questa cosa e mi fu garantito che si sarebbero interessati per fare queste correzioni. Fausto Zonaro è un pittore contemporaneo a Felice Zennaro, che però si interessava di fare dipinti soprattutto nordafricani o turchi. Non si interessava di dipinti di battaglie o comunque della formazione dell'Italia. Non aveva nulla a che fare con il tipo di dipinti che realizzava il suo collega Felice Zennaro. Bene, Felice Zennaro evidentemente ebbe così la sfortuna di avere il suo nome sempre totalmente storpiato. Storpiato per primo da Garibaldi, che lo trasformò in Gennaro al posto di Zennaro. Da qualcuno che comunque nel quadro, originale o no che fosse, al Museo del Risorgimento l'ha attribuito a un certo Fausto Zonaro, che non si sa bene per quale motivo questa variazione sia avvenuta. Sul francobollo esiste Zonaro, sulla rivista Il Carabiniere ovviamente dalle fonti a Zonaro. La cosa curiosa è che andando nel web e andando in un mucchio di siti, il quadro della Battaglia di Bezzecca è un quadro molto noto ed è attribuito a Felice Zennaro. Il Granchi Rosa è stato tirato in pochissime copie, questo qui è un francobollo ordinario in cui c'è solo un errore di attribuzione al quadro. Certo, potrebbe essere che nel momento in cui salta fuori la questione dell'errore il francobollo acquisisca un maggior valore, ma non credo più di tanto, insomma, si potrebbe aumentarlo un pochino. Thank you.